le cause della crisi globale. Insomma, un tema molto importante di cui si discute oggi, di cui l'Italia è soggetto in prima persona e che noi, in quanto studenti, in quanto giovani, dobbiamo perlomeno essere informati o sapere di cosa si parla, anche perché probabilmente i temi e tutto quello che è parte dell'economia non siamo molto informati. Quindi do subito la parola al professore e ovviamente poi dopo ci sarà uno spazio per domande o perplessità. Vi prego di fare anche un po' di silenzio, visto che la bussica qua è abbastanza alta. Grazie. Allora, c'è sempre una prima volta ed è la mia prima volta in una palestra di un liceo classico. Però quando io studiavo al liceo classico mio, nella palestra facevamo solo ginnastica. Adesso evidentemente le usate anche per ragionare. Bene, parliamo di crisi economica, di crisi dell'euro e quindi attenzione, quando sentite che uno è un economista, non è una professione protetta. Chiunque può andare per strada e dire che è un economista. Pensate che abbiamo un ministro, un ex ministro, che tuttora scrive libri di economia, ne è uscito uno l'altro giorno, si chiama Giulio Tremonti, non l'ha mai studiata, ma ne scrive, non è proprio. Ok? Non sa quel che scrive, ma ne scrive. E quindi quando uno mi dice che è un economista è come se mi dicesse sono un filosofo. Penso, parlo, scrivo, non è una professione protetta, non si nasce economisti, a volte li si diventa, a volte si fa finta di essere. Ok? L'economia è una delle importanti dimensioni di una comunità, di una società. Non è l'unica, non c'è solo l'economia, sono tante altre dimensioni, però è importante, ci aiuta a risolvere problemi, ci aiuta a organizzare dal punto di vista economico una società. E quindi secondo me studiarla un po' non fa male, anzi dovrebbe essere una delle materie normalmente offerte nei nostri licei, cosa che raramente accade. Però in compenso tutti ne parlano, non sentite altro che parlare di crisi, di recessione. Pensate, il 2012 è un anno fortunato, abbiamo sia la crisi sia la recessione. E quindi se ne parla moltissimo. Quindi io comincerei tutto dal linguaggio. Cosa vuol dire recessione e cosa vuol dire crisi? Bene, crisi. Chissà di greco se lo dovrebbe ricordare, in latino si dice discrimen. Noi oggi siamo abituati a pensare che la crisi è una cosa cattiva, ma in realtà in latino e in greco crisi sta solo per svolta. Ok? Discrimen è una svolta. E quindi una volta, quando si parlava di queste cose pensandoci di più, si parlava di crisi per intendere un radicale mutamento. Naturalmente, poiché i radicali mutamenti non sono facili e creano problemi che non sempre sappiamo risolvere, di solito oggi quando uno dice crisi intende un radicale mutamento che fa male. Ok? Ma nel Settecento i patologi chiamavano crisi l'improvvisa guarigione di una malattia. Quindi anche qui abituiamoci a conoscere le parole che usiamo. Recessione in realtà è un altro concetto che fa riferimento alla discesa del livello di attività economica ed è una fase ciclica abbastanza fisiologica. Ne abbiamo avute 7 negli ultimi 40 anni in Italia. È come l'onda del mare che scende e poi risale. Se c'è una recessione poi c'è una ripresa. Ovviamente, poiché in recessione il reddito cala e qualcuno resta disoccupato, è la fase meno gradevole di un ciclo economico.
Quando c'è recessione qualcuno perde il lavoro, qualcuno vede il suo reddito scendere e quindi per definizione le recessioni non sono gradevoli, non sono gradite. Quest'anno si stima che il reddito nazionale dell'Italia scenderà in termini reali di un 2,5% e che 100-200 mila persone perderanno il posto. Questa è la recessione. Ma la recessione è sempre stata seguita da una ripresa, perché come l'onda del mare che scende e poi risale, e quindi il reddito tornerà a crescere e la gente tornerà a trovare un posto. Magari non lo stesso posto, non la stessa persona. E quindi anche le recessioni hanno un connotato negativo. Quando la gente dice c'è la recessione, non sta dicendo va tutto bene, sta dicendo a qualcuno non sta andando tanto bene quest'anno. Quindi il 2012 è un anno difficile. Abbiamo una crisi in corso che dura da anni e ne parliamo, per di più è un anno di recessione, è un anno in cui il livello dell'attività economica e quindi i consumi e così via si stanno abbassando, con effetti sgradevoli per i commercianti che vendono meno prodotti e così via. Bene, ma parliamo allora meglio di crisi. Cosa intendiamo per crisi e perché c'è una crisi? La crisi di cui stiamo parlando inizia nel 2007 per un eccesso di ottimismo precedente. Questo grafico vi fa vedere cosa è successo ai prezzi delle case negli Stati Uniti e in proporzione un po' in tutto il mondo, in Italia meno, negli anni 2000. Dal 98 al 2007 il prezzo delle case esistenti negli Stati Uniti più che raddoppia. In un paese che ha un'enorme superficie geografica per abitanti, mentre i quadri di aree edificabili per abitanti negli Stati Uniti sono tantissimi, com'è possibile che il prezzo delle case salga tanto? Come può succedere che la casa in cui abitate va su del 20% all'anno? È molto, non è normale. Beh, era la liquidità abbondante e una bolla. Quando la vedete dopo che è scoppiata, lo vedete tutti che quella era una bolla. Le bolle sono parte del modo di funzionare del capitalismo finanziario odierno. Nei grafici che seguono ne vedete tante, dall'oro alle materie prime, al petrolio, eccetera. La speculazione significa comprare qualcosa nella previsione che i prezzi salgono, e se tutti lo fanno i prezzi salgono. Finché le banche prestano soldi a chi compra per guadagnare il maggior valore, i prezzi di queste cose salgono, e voi vedete che poteva succedere in America, negli Stati Uniti, che gente che non se la poteva permettere, erano chiamati clienti subprime. Prime è il miglior cliente di una banca. Subprime è il cliente che non ha un reddito per potersi permettere quel mutuo e quella casa. Ma se la banca glielo presta e lui pensa che fa il debito per comprare una casa destinata ad aumentare di valore, quel prestito diventa sostenibile. Pago gli interessi, ma nel frattempo il prezzo della casa continua a salire, se ho problemi la rivendo e rimborso il mutuo. È una forma razionale di finanziarsi come garanzia il prezzo del bene che con i soldi della banca hai comprato. Il bello delle bolle è che finché durano c'è ottimismo, sono tutti euforici. Ma lo sai che il prezzo della mia casa è salito del 20% quest'anno? Pensa come sono più ricco. E la posso dare in garanzia a una banca che mi presta soldi per comprarci anche la macchina. E così via. Il peccato è che le bolle prima o poi si sgonfiano e a quel punto lasciano, come la bolla del chewing gum, lasciano i pezzetti in giro, lasciano feriti e morti. Pensate, stanno ancora buttando fuori da case che non si potevano fermare,
2 milioni di famiglie negli Stati Uniti. Negli anni d'oro, 10 anni fa, tutti compravano case, anche se non se le potevano permettere. Nel sistema americano, se poi il prezzo della casa scende, tu restituisci le chiavi alla banca e saluti. E quindi non ti vengono a cercare, diciamo, la casa è l'unica garanzia del prestito. Bene, quella bolla ha lasciato dietro di sé milioni di famiglie che ancora adesso soffrono perché sono in case che non si possono permettere. I prezzi delle case sono crollati, loro hanno un mutuo a fronte di una casa che vale la metà, quindi non sono più, magari hanno anche perso il posto e non possono permettersi quella casa. Prima o poi arriveranno quelli della polizia a buttarli fuori in strada. È chiaro? Quindi dicevo, sofferenza, il governo non è riuscito ad aggiustare le cose, il presidente Obama non ce l'ha fatto, se l'è inventata questa situazione. E questo è uno dei problemi che è all'origine della nostra crisi odierna. La finanza ha sostenuto negli anni 2000 fino al 2006 tante bolle in giro per il mondo che poi sono venute dopo l'altra esplosa. Se vai velocemente sui successivi grafici, vedete il prezzo del petrolio, materie prime non energetiche, avanti, materie prime alimentari, metalli, guardate che roba. Anche qui da 100 a oltre 200, cioè raddoppiano in pochi anni i prezzi e poi tornano indietro. Qualcuno si è arricchito, altri si sono impoveriti. Il capitalismo finanziario in cui viviamo procede con bolle, ottimismo e euforia che poi esplodono e a quel punto hai macerie, danni, disoccupati e quant'altro. Avanti ancora. Il prezzo dell'oro, le materie prime agricole, anche lì era 80 nel 2001, è arrivato a 300 l'indice delle materie prime agricole. O qualcuno guadagna, i contadini che producono, qualcuno perde, chi è affamato. È chiaro, il prezzo dell'oro era $700 l'oncia nel 2007, è arrivato a 2000 nel 2011, incredibile. Bene, questa è la parte finanziaria e i grafici che vi ho fatto vedere fanno vedere come c'è un arricchimento immotivato, speculativo e un successivo crollo. Chi guadagna soldi, poi chi li perde, non sempre è la stessa persona. Ma la crisi si aggrava, il prossimo è emblematico, prossimo grafico. La crisi si aggrava quando il contagio dalla finanza passa all'economia reale. Il 15 settembre 2008 fallisce la quinta banca di investimento al mondo, che si chiama Lehman Brothers. È una grande banca di investimento. Cosa vuol dire investimento? Che non presta soldi a noi piccoli, ma fa grandi affari globali in tutto il mondo, raccoglie liquidità sui mercati finanziari e finanzia grandi operazioni di investimento. Ok? Non ha una rete di sportelli per le vie come le banche commerciali normali, è una banca per grandi affari.